mezzo meccanico che inizia a muoversi, quindi si può andare per questo premio TESPI LB, un allineamento che ovviamente si andrà componendo in modo graduale, considerati anche i 13 concorrenti. Divenuti 12 dopo il ritiro di Checo Capara, 7 in prima fila, 5 in seconda. Si ritrae con il 7 Corrado Jet, la macchina che accelera. Lascia 4 in lotta, poi c'è l'errore da parte di Capitol Hill, all'interno Chester Black, all'esterno Capinera Jet, che ha largo anche il numero 5 di Cooper che va su Capinera, la impegna a metà della piegata con Chester Black che invece si mantiene in seconda posizione alla corda. Capinera Jet che per il momento ha respinto Cooper, il quale però non demorde, ne viene fuori un primo quarto di gara in 29-3 con Cooper che attacca nuovamente. Capinera Jet tende a sopravanzarla e a insediarsi al comando poco prima del paletto dei 600, che arriva nell'ordine del 43-7. La fila si è molto allungata sull'attacco di Cooper. Capinera Jet in seconda posizione, in terza Chester Black, in quarta Kosir Indal. E intanto arriva il paletto di metà gara in 59-2 per Cooper che continua a condurre. La quinta posizione è per il numero 11 Cefalo Jet, la sesta per il numero 2 Candelario. Il chilometro di Cooper viene via nell'ordine dell'1,14 scarso, non lesina andatura il battistrada Capinera che cerca di serrare sotto, poi ancora Chester Black, ora mosso Candelario che va per linee esterne, anticipato da Kosir Indal all'imbocco della piegata conclusiva, con Cooper sempre davanti su Capinera. Quando siamo, intanto confondo un po' il passo Candelario. Cooper al comando, in dirittura d'arrivo su Capinera Jet che prova un ultimo affondo, poi si fa vedere così Rindal, Capinera che ora va su Cooper che è stanco e tende a rallentare, Capinera Jet che è incisiva, Cooper che cerca la difesa, Capinera Jet che passa in prossimità del palo e viene a conquistare il successo nei confronti di Cooper, mentre per il terzo posto è Castor delle Selve. 1,59 appena abbondanti, 1,14 la media al chilometro per chi vince, ovvero Capinero Jet e Alessandro Gocciadoro. Hanno ceduto strada all'attacco di Cooper che ha tirato via a buona andatura lungo tutto il percorso. Gli ultimi 150 metri sono stati però un po' un calvario per l'allievo di Filippo Gallo che nel finale deve issare bandiera bianca al nuovo attacco, l'ultimo decisivo di Capinera Jet che conquista il successo. Il 4 al primo, il 5 al secondo, mentre per il terzo posto spunta la sagoma del numero 13, Castor delle Selve. È tutto.